Bonjour, Tremur, Azur, Tremont, Tremont, lo dico in Paris. Siamo in macchina e stiamo andando verso Palermo e poi andremo verso Trapani. Andiamo a visitare un po' Trapani nella mattinata e poi andremo a Erice, che è sempre vicino a Trapani ed è un paesino su una collina. È un borgo antico molto carino, almeno dalle foto io non ci sono mai stata, però sembra molto bello. Ecco Palermo. E quella giù in fondo che vedete è Palermo. Vedete qua. Praticamente l'autostrada costeggia tutto il mare. È bellissimo. Buongiorno! Mamma mia, che faccia! India! Ah, che bellezza! E siamo svegli dalle 6:15. Adesso sono le 8:20. Ci siamo svegliati prestissimo. Sì, perché abbiamo fatto tutto benissimo. Perché la sveglia l'ho messa prima io. Sì. Tu alle 6:05. No, mi sono svegliata subito alle 6:15. Poi sono stata 5 minuti lì a letto e mi sono alzata. Guarda che bello lì. Sì, adesso riprendo. Grida se non riprendo quello che vuole lui. Certo. Quello è Palermo. È bellissimo. Ma poi vi faremo vedere ovviamente tutto meglio. E niente, abbiamo già preso un caffè, ma io penso che troppo ne riprendere un altro perché ho voglia e soprattutto non lo so se anche voi vi siete mai fermati. Praticamente in tutti gli autogrill d'Italia, proprio marca autogrill, il caffè cagare. Esatto, fa veramente cagare, che è il caffè Kimbo, cioè ora, nel senso, a gusti, per carità, ma quello fa veramente cagare, cioè io vorrei sapere se fra di voi c'è qualcuno a cui piace quel caffè lì dell'autogrill, è una roba orrenda, quindi mi è rimasto quel... non so, qualcosa di bruciato, un retrogusto amaro. Vorrei un caffè del bar che fosse un caffè vero. Infatti se ne sta andando anche la voce nel bar. Ah sì? Sì, addirittura. Sarà il caffè. Il Kimbo. Sì, è il Kimbo. Bruciato. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, giusto perché quando uno parte, non so se anche a voi, ha sempre la sensazione di essersi dimenticato qualcosa. Ed è vero! Ed è vero! Pensavo stavolta di aver messo tutto nel borsone, invece a metà strada mi è venuto un flash. Sapete questa sensazione? Tornate indietro in tempo! Esatto, però in realtà lì per lì non c'era niente che mi ricordavo, pensavo di aver preso tutto. Invece mi sono dimenticata le scarpe. Come si fa a dimenticare le scarpe? Cioè praticamente ho solo le scarpe con cui sono ovviamente uscita, non sono uscita a piedi nudi, però mi sono dimenticata l'infradito, mi sono dimenticata le altre scarpe, tutto. Cioè, ma capita solo a me? Sì. Non è vero? Sì. E tu ti perdi la testa ogni tanto? Certo, dimmi con chi pratichi e ti dirò chi sei, è normale, no? Pratico te, è normale che dimentichi pure io. Siamo alle saline di Trapani. Sono grandissime, in teoria sono più belle quelle di Marsala, però è troppo lontano. Che quelle di Marsala sono rosa, dobbiamo capire perché sono rosa, una volta dovremmo pure andarci. Sì, qui ci sono tutti i vari mulini antichi, bisogna salire su questo piano. Ma lì ci sono proprio i cumuli di sale, guarda. Sì. Come riflette? Sì. Si può stare. Se ci mettiamo qua, altro che lampada, ci abbronziamo di brutto.
è duro, è veramente tantissimo. Tu dici, poi lo puliscono. Certo, poi viene lavorato. Ma tantissimo. Questa è una parte. Bellissimo. Veramente da venire a vederlo. Venite in Sicilia. Facciamo vedere tutti questi bei posti che ci sono. Sì, è... Oh, è arancione. E lassù è Erice, dove andremo noi, Borgo Antico. Siamo a Trapani, in un parco nel centro storico. Ci sono le oche, le tartarughe. Guardate quante tartarughe. Questo è il papiro, quello originale. Ah, questo è il papiro. Ma le tartarughine. Ma guarda quanti cosi ci sono, questi cosa sono? Che animali sono? Bellissimo, eh? Eccoci qua ad Erice, nel nostro appartamentino, diciamo, B&B. Allora, questa è la porta d'ingresso. Lì c'è una cassettiera con la TV piccolina, lì un armadio a vista con lo sgabellino e qua c'è il letto, bellissimo, questa stanza rustica con tutti i mattoni a vista, i due comodini fatti così mi piacciono un sacco, con queste lampade diciamo un po' particolari e la vista che si vede questa, perché lì c'è tutto un borgo così. Antico, il fiatone perché ho appena fatto la doccia e non lo so, mi sono vestita di corsa e ho il fiatone. Ho messo, perché qui siamo un po' più in alto e fa freschino, più che altro perché c'è vento, ho messo questo maglioncino che ho appena comprato da OBS, mi piace tantissimo, forse ci stava sotto di più una canottiera, diciamo, senza scritte, perché vedete esce pezzettine di pancia ed era bella tipo una canotta nera. La prossima volta metterò una canotta nera oppure bianca, ma totalmente bianca. Invece con questa scritta non mi piace, però chi se ne frega, tanto sono in vacanza, non mi deve vedere nessuno. Comunque questo maglioncino è morbidissimo e mi piace un sacco. Quindi poi anche il cappuccio volendo, quindi se fa proprio freddo freddo io mi metto il cappuccio. Sto aspettando adesso che si fa la doccia a Maurizio e poi mi ritocco il trucco, perché direi anche che da stamattina alle 6 se n'è andato, visto che sono le 4 del pomeriggio. E niente, poi usciamo a fare un giro, a vedere un po' tutta Erice, perché poi già domani ce ne andiamo, quindi insomma abbiamo poco tempo per guardarla. Se poi ci piace tanto e non riusciamo a vedere tutto, magari domani mattina siamo qua, finiamo di vedere le cose e ripartiamo. Comunque vi finisco di far vedere diciamo la stanza e poi vi farò vedere il... come si chiama? Il bagno. Allora, di qua, poi appunto da questo lato si va in bagno, ci andremo dopo, e qua c'è invece diciamo una specie di salottino con sempre tutto così, che mi piace tantissimo, muro diciamo rustico, una poltroncina che tra l'altro ho provato ed è comodissima, un altro sgabellino con il tavolino per far colazione, perché qua ci sono, come vedete, tipo, vabbè, crostatine, questi qua, come si chiamano, fette biscottate, brioche confezionate, marmellatine, miele, questi sono offerti dalla casa, quindi potremmo mangiare tutto, peccato che io sono allergica, non posso mangiare niente di tutto ciò, ma non mi interessa. E poi qua ci sono i vari tè con vari camomille, che possiamo farci, appunto, anche questi ovviamente offerti, mentre
prosecchino, oppure lì c'è, come si chiama questo, il frigo bar con acqua e altre bevande, insomma queste a pagamento, ma non penso che appunto le useremo. Magari stasera, se ho freddo e ho ancora fame, si mette a fuoco. Ok, magari mi faccio un tè invece, visto che sto vedendo qua c'è la camomilla, tè verde, il tè al limone, non mi piace, ginger tea, orange and ginger no, tea vaniglia, ah questa la vaniglia invece mi piace, buono, vabbè zucchero, questo è molto molto bello comunque. Questa si chiama Stanza Timo, non fate caso ai capelli, ma come vi ho detto trucco e parrucco devo farmeli dopo. Questa si chiama Stanza Timo e siamo a Residence San Martino ad Erice. È molto 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 carino, quindi io vi consiglio, se venite da queste parti o decidete poi di venire qua, di prenotare in questo Residence, perché mi piace tantissimo, veramente, proprio bello bello. Poi vi farò vedere anche il bagno, molto carino anche quello. Stavolta ho scelto bene, per fortuna mi è andata bene. E dopo quanto tempo? 3 mesi ho rimesso i jeans, tra l'altro questi sono dimagrita, li ho presi da Zara non tanto tempo fa e sono quelli che hanno, vedete, qua sotto più lungo e davanti più corto. Mi piacciono tantissimo, anche perché come vedete stanno stretti, cioè non strettissimi perché comunque un po', però rispetto a tutti gli altri che ho che ormai mi stanno larghi. E mi vedete le infradito i piedi perché siamo passati da un negozio, pare che si chiamava Scarpinando, visto che vi avevo detto che avevo lasciato a casa le infradito, tutte le scarpe a dire la verità, ovviamente ho recuperato e mi sono comprata questi Panema, che sono la mia marca preferita di ciabatte. Sempre se mette a fuoco sta macchinetta, non mette più a fuoco. C'ho qualche problema. Ok, i Panema, ho trovato questi scontati del 20% e tra l'altro sono di quelli ergonomici, ortopedici, mi piacciono, beh sono carini alla fine, almeno stanno su tutto, sono nere, anche perché quelli colorati di Panema a casa ne ho un sacco sinceramente, giusto per ovviamente domani che andiamo al mare avere un paio di infradito, perché sennò andare sempre in giro con la scarpa ginnastica e andare a mare con la scarpa ginnastica a me non piace sinceramente. Adesso stiamo facendo tutto il, diciamo, come si chiama? La muraglia di una volta che c'era, che chiudeva la città. Ah ecco qua forse sì. Porta spada, noi siamo qui. Qua siamo noi. Come là? No, qua, no, qua siamo. Questa è la porta. E chiudila. C'è corretto. Vedi? Santa Ursula, Sant'Anta. Dobbiamo andare qua che c'è il punto panoramico, ci sono quartieri spagnoli, ho detto. Sì. E poi andiamo di qua invece a vedere il tramonto. Qui siamo, come vedete, più alti, infatti si vedono i tetti, Villa Comunale Balio si chiama, che è un parco dove almeno adesso il vento
ci sta lasciando in pace. Poi, fra un po', mamma mia, torniamo qua perché c'è un tramonto sull'Egadi che ci hanno detto che è bellissimo.